del Rinascimento. Finiamo in Italia, un capitalista per eccellenza, l'avvocato Agnelli. Andiamo a vedere la sua tecnica. Uno dei pochi che è riuscito a fare affari sia con la Russia sovietica, attenzione, e sia con gli Stati Uniti. Infatti usava due tecniche molto differenti. Negli Stati Uniti usava tecnica anche riga su riga, mentre era in Italia o in affari con la Russia abbassava notevolmente il suo profilo. E infatti è stato uno dei pionieri, uno dei primi, insomma, a capire che il gentleman, insomma, capitalista deve un po' ammorbidire le sue forme. Andiamo a vedere da vicino la sua tecnica. Doppio petto in flanella, cravatta in tinta in flanella grigio, di una tonalità un po' più chiara, e camicia dai colori, insomma, che conosciamo, colori Brooks, chiamiamolo così, in Oxford. Esprime, insomma, potenza, ma potete notare che non può dar fastidio quasi a nessuno, insomma, era proprio la tecnica dell'avvocato Agnelli. Questo basso profilo, questo essere vicino alle persone. E vediamo da vicino cosa succede. L'avvocato capì subito che la prima cosa da fare era comunicare fiducia, quindi abbassare un po' il profilo. Guardate questo abito in flanella. Sì, chiaramente doppio petto, gessato, lo rende formale, ma nello stesso tempo informale, vicino, tranquillo. Anche chiaramente la cravatta in flanella, rispettando la regola della grammatura, tutto deve avere, insomma, una certa sostanza, e anche la camicia in azzurro Brooks con il cannello all'esterno, insomma, cucita all'esterno. È una combo veramente fuori.